Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente su Dragon Ball Xenoverse. Mancava un pochino sul canale ragazzi, devo ammetterlo, e quindi vorrei ricominciare a fare qualche video, magari portandovi qualche guida o se potete consigliarmi voi cosa fare. Nel frattempo andremo a fare un piccolo scontricino, quindi scelgo i personaggi e ci vediamo subito all'interno dello scontro. Ok ragazzi, quindi come personaggi ho deciso di scegliere Gohan ragazzo, che saremo noi, e Goku Super Saiyan Gold Super Saiyan contro Cell Massima Potenza e Freezer Dorato. Quindi vediamo subito di iniziare questo scontro. Allora, vediamo se ricordo un pochino i tasti, raga, perché sinceramente non li ricordo più tanto bene. Sono un pochino abituati a quelli di Budokai Tenkaichi 3 ora. Ok, sto ricordandoli mano a mano. Allora, ok, qui abbiamo la carica massima su X, va bene. Vabbè raga, sembra che più o meno i tasti li sto ricordando mano a mano, eh. Allora, no, più o meno. Più o meno. Allora, proviamo a ricaricare, proviamo a fare subito un Super Saiyan 2, dai. Subito, subito, e gli facciamo una Kamehameha padre figlio subito, raga. Questa è una mossa spettacolare, non ho capito perché non l'abbiano inserita comunque. Vabbè che comunque si può fare con qualche maestro. Ok, ho fatto lo schianto del meteorite. Allora, non ricordo come... Ah, ok, si avanzava con L2, quindi sul nemico. Perfetto. Cioè, raga, non è possibile. Non lo tocco da... sarà qualche settimana e già non mi ricordo più niente. Dai. Ok, perfetto. E proviamo a fargli... non lo so. Ok, ci becchiamo un attimo una Kamehameha. Proviamo a fargli appunto una Kamehameha noi. Perfetto. Allora, ok, evitiamo subito questa super Kamehameha, perfetto. Anche se dovrebbe essere la Kamehameha solare o la Kamehameha perfetta, se non sbaglio. Se non sbaglio c'è anche la Kamehameha solare. Oddio raga, non mi trovo a ricaricare l'aura perché praticamente, a parte che i miei personaggi l'hanno sempre avuta su cerchio, la ricarica. E poi come vi dicevo mi sto un pochino confondendo con i... ecco appunto, ho fatto di nuovo lo schianto del meteorite. Dicevo, mi sto confondendo non poco con i tasti di Budokai Tenkaichi 3, al momento. Intanto raga, sto per morire qui, Quindi dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione. Allora, ricarichiamoci, anzi, prendiamo prima un pochino di una capsula, va? Giusto per non fallire lo scontro in questo modo. Facciamo il turbine maligno. Vabbè, ovviamente non lo becchiamo, dai, col turbine maligno, niente da fare. Attento ad evitare questa Kamehameha, perfetto. E facciamogli lo schianto del meteorite, dai. Niente, oh raga, non mi fanno attaccare. Mamma mia. Ecco lo schianto, niente. Vabbè, continuiamo ad attaccarlo, va. Allora, trasformiamoci di nuovo in Super Saiyan 2. E facciamogli turbine maligno, dai, voglio provarglielo a fare. Vabbè, gli abbiamo fatto più o meno un bel danno. E facciamogli di nuovo la Kamehameha padre figlio. No raga, se n'è andato dietro. Vabbè, rifacciamogliela di nuovo. Attenzione che qui si scontrano le Kamehameha, eh. Infatti quella là di Cell è stata più veloce, lo immaginavo raga. Immaginavo che quella di Cell fosse più veloce, perché la Kamehameha padre figlio è molto molto lenta. Ok ragazzi, quindi lo scontro di prima è finito praticamente in parità. Però adesso raga, senza fronzoli, dobbiamo distruggere assolutamente Lord Bills, dio della distruzione ovviamente. Guardate infatti quanto danno gli stiamo già facendo. Ok, Goku aveva anche la carica massima, quindi andiamolo subito a beccare e lo distruggiamo raga, lo distruggiamo completamente. Dai. Ok, devo ricordare. Allora, fatemi vedere un attimo con triangolo cosa si faceva. Oh, ok, perfetto, si facevano le mosse potenti. Quindi perfetto. Dai, dai, perché non riesco a continuarla? Dai, perfetto. Andiamo subito con una Kamehameha, dai. Meno male, raga, l'abbiamo evitata qui, Attenzione. Ok, facciamogli subito una super sfera Genkidama. Perfetto, raga, stavolta non voglio sapere niente, lo scontro non deve terminare né in parità e né deve scadere il tempo. E raga, mi sa che qui è già quasi finito, quindi per il momento tratteniamocela un poco. Però sarà molto difficile. Ok, il cannone dell'aura, proviamo onda esplosiva, vabbè. Non fa niente, potevo anche lasciarla stare e quindi termina lo scontro.
Perfetto ragazzi, quindi spero che questo breve ritorno su Dragon Ball Xenoverse vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa volete appunto ancora su Dragon Ball Xenoverse, se volete qualche missione parallela, se volete qualche missione della storia, se magari, vabbè, non ve lo dico, col tempo può darsi che potrebbe arrivare una specie di miniserie sempre su Dragon Ball Xenoverse, appunto se non avrò niente da proporvi come altri giochi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.